Nera de Bergen con la tua città, tutta cupole tor e campani, che lei come in due sogni che il par de di, quando sve per la strada, de lontà, col sere il brem chi te traersa il pian, in messa al verdi cap come duffi, e strade de per tutte ere e feni, e cese paesoci de sa e de là. Terra de Bergen con chi tova la de... Gorlago è un paese fra i più antichi della Bergamasca. La vita scorre nella piazza, per le vie del centro e lungo i sentieri delle colline. E veste noie più desmentegade. Il mercato del sabato è l'appuntamento dove tutti si scambiano esperienze. Il municipio è proprio lì davanti e all'amministrazione piace pensare che tutti i cittadini sentano che il comune è anche un po' la loro casa. Accanto c'è l'oratorio dove i giovani e i ragazzi amano incontrarsi e giocare. C'è il teatro animato dalla compagnia teatrale, dalla banda, dagli spettacoli dei bambini e dei ragazzi. Nel corso dell'estate siamo conosciuti per le belle feste e eventi. Le famiglie si ritrovavano per ballare, giocare a calcio, ascoltare buona musica, per ridere insieme. Amiamo l'ambiente e dedichiamo attenzione alla natura che abbiamo attorno. La scuola è sempre in connessione con il paese. Fin dal primo giorno i ragazzi, agitati ma felici, ritrovano gli amici di sempre, i compagni di banco e gli insegnanti che li accompagnano nella crescita e nella conoscenza. Amiamo molto i nonni. La comunità ogni anno organizza una bella festa. I nonni sono la colonna portante della storia di ciascuno di noi. Per questo l'amministrazione, con soddisfazione e riconoscenza, organizza per loro un pranzo molto atteso e partecipato. Siamo una comunità che ama unirsi e vedersi a ogni età. Bergamo così dolce di profilo, regalo per gli sguardi di pianura. Ricama l'orizzonte il tuo sorriso che m'incatena il cuore che... Anche nello scorrere dell'inverno del 2019 la vita di Gorlago procedeva come sempre. A gennaio del 2020 le TV e le testate giornalistiche cominciarono a commentare una notizia proveniente dalla Cina. Un'influenza terribile stava devastando il paese asiatico. Pareva lontanissima, pareva impossibile che non si provvedesse alla cura e che il virus avrebbe potuto viaggiare fino a qui. In poco tempo la vita è cambiata. Da serena, tranquilla e luminosa è diventata preoccupante, buia e purtroppo dolorosa. E presto rivedremo. Le strade che ritornano. Per proteggerci è stato importante chiudere le scuole, i parchi, i luoghi di aggregazione come la chiesa, l'oratorio, quasi tutti i negozi, le attività commerciali, artigianali e industriali. A tutti è stato chiesto di fermarsi nel luogo più sicuro, restare nelle proprie case, per limitare il più possibile quei contatti che avrebbero favorito la diffusione del virus. Lo sgomento era forte, ma il senso della comunità lo era di più. Il sindaco ne era convinto e ha cercato di arrivare in tutte le case dei suoi concittadini.
non voleva si sentissero soli in questo grave momento a cui nessuno era preparato. Così ha scritto e registrato messaggi che ha inviato nelle case usando i mezzi a disposizione, le lettere, i social, la radio parrocchiale, dispositivi che in questa emergenza si sono rivelati un preziosissimo strumento di comunicazione. In quei mesi le strade erano libere da persone e auto, era importante uscire solo per fare la spesa e comprare medicine. Abbiamo dovuto abituarci al distanziamento sociale, niente più strette di mano, abbracci e nemmeno baci, utilizzando protezioni individuali come le mascherine che permettevano alle persone di non diffondere goccioline di saliva. Coraggio, le mei restaca. Covid, coronavirus, pensi che festa grande quando li sparirà, e il tornerà che il tip de fa di sbaracade, al tornerà il botte de fa di grignunare. È stato un grande stravolgimento delle nostre tranquille vite. Volontari, alpini, carabinieri e la protezione civile aiutarono il sindaco a distribuire il necessario per proteggersi dal virus, il Covid-19. Covid, coronavirus, pensi che festa grande quando li sparirà. Grande e prezioso è stato il valore della nostra comunità, che ha dimostrato di essere unita e pronta ad aiutarsi perché, come il sindaco amava ripetere, solo uniti si vince. Ma non ci siamo dati per vinti, abbiamo sempre avuto la ferma intenzione di andare avanti, attraversare il periodo buio. Le scuole si organizzarono e cominciarono a far lezione a distanza con i computer e i cellulari, ognuno dalla propria abitazione, perché l'educazione dei ragazzi non si doveva fermare. Che avevano bisogno di aiuto medico, psicologico, alimentare, economico, e siamo stati vicini a tutti coloro che hanno affrontato la malattia e che sono stati colpiti dai lutti e dalle emozioni più dolorose. Grande è stato l'aiuto ricevuto dai nostri medici, farmacisti, psicologi. I commercianti rimasti aperti hanno permesso ai gorlaghesi di trovare nel loro paese i generi alimentari senza doversi spostare in un momento così drammatico. Abbiamo potuto capire l'importanza di avere negozi e attività di vicinato che a Gorlago sono ancora una realtà, dove si può apprezzare il valore del contatto umano e del senso di appartenenza ad una comunità. Da subito i nostri commercianti hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa del comune della consegna delle spese e dei farmaci a domicilio, ma è grazie alla protezione civile che hanno potuto realizzarla in maniera così capillare e diffusa. Abbiamo unito le nostre forze e per quanto potevamo fare abbiamo cercato di non far sentire nessuno solo. La protezione civile di Gorlago è stata di fondamentale aiuto e importanza. Molti cittadini si sono fatti volontari e a loro tutti va la nostra infinita ammirazione e riconoscenza. Grande è stato anche l'aiuto e il supporto dato dalla nostra polizia locale, sempre presente sui nostri territori per aiutare, informare e a volte spronare le persone ad avere cura della propria salute e di quella degli altri, così come anche i nostri carabinieri si sono prodigati per noi, andando a prendere farmaci, ossigeno, consegnando beni di prima necessità a domicilio alle persone più bisognose. Sono arrivati anche rinforzi dalla Russia. L'esercito russo e l'esercito italiano hanno provveduto alla disinfezione della nostra amata casa di riposo San Giuseppe.
La collettività ha molto pregato. Il parroco Don Giovanni ha organizzato preghiere comunitarie con gli strumenti che la tecnologia ci ha messo a disposizione. Ha inoltre organizzato un lancio dei palloncini con messaggi di speranza, anch'esso reso possibile dalla collaborazione di tanti volontari. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Lascialo, lasciatelo! Alcuni abitanti hanno aiutato portando libri agli appassionati di lettura, altri hanno organizzato attività sportive online per insegnare a chi restava a casa esercizi per tenersi in forma. I fornai che avevano sempre lavorato cominciarono a regalare il pane a chi non poteva più permetterselo. Il meglio dei gorlaghesi è emerso con pazienza, determinazione e forza di volontà. Insieme abbiamo attraversato la burrasca più intensa per poi ritornare ad una graduale quotidianità. Piano piano i bambini sono tornati a giocare nei parchi e hanno potuto rivedere i propri amici. Le saracinesche dei negozi si sono rialzate, il mercato del sabato è tornato. Certo, abbiamo imparato nuove abitudini. Tutti indossiamo le mascherine per proteggere chi ci sta a fianco. La gente ancora si saluta senza abbracciarsi o stringersi la mano, ma siamo consapevoli di essere più attrezzati per far fronte all'emergenza. Sì, la vita del paese è cambiata, ma non per sempre. Oggi siamo qui nel nostro bel parco a ripercorrere la storia che vi abbiamo appena raccontato. I protagonisti siamo tutti noi ed è importante sentire che nei momenti più difficili abbiamo trovato un aiuto nella grande comunità di questo piccolo paese chiamato Gorlago. Pensi che festa grande quando li sparirà. I gorlaghesi hanno dimostrato di essere una vera comunità. Tante sono state le manifestazioni di altruismo e ognuno si è reso solidale secondo le proprie possibilità. Qualcuno ha donato il suo tempo, qualcuno offerte, qualcuno mascherine, qualcuno la sua conoscenza, la sua preparazione per aiutarci a superare questo difficile momento. Un giorno questa emergenza avrà termine. Fino ad allora il nostro motto sarà che l'unione fa la forza. Pensi che festa grande quando li sparirà. E anche tu, vicino di casa, amico, familiare, che non ti sei magari visto in questo filmato, i nostri ringraziamenti sono rivolti anche a te, per la solidarietà che hai dimostrato verso il tuo vicino, verso amici, verso familiari, per tutte le volte che in questa emergenza hai rivolto loro un saluto, regalato un semplice sorriso, fatto una telefonata. Immessa al verdi cap come da questa esperienza abbiamo capito che la vicinanza è davvero importante e preziosa
e che essere parte di una vera comunità è un grande privilegio. Terra de Bergen con Kito Valade Dos parlamo alla Egia per capis E veste noie più desmentegade Terra mea do che sparla alla Egia per capis Colato preso lana del corno stella che il parchi porta il cœur in paradis dove mai che speltro ha terra più bella ma do che spel mai trova una terra più bella